questa vittoria mi ha dato molta motivazione per il futuro, per credere di più in me stesso, lavorare tanto, ma credere di più in me stesso. Beh, è andata bene, è andata alla grande, vorrei dire, è andata grandissima. Bene. Cioè... Beh, no, io se devo essere sincero, prima facevo ginnastica artistica. Ecco. Anche con discreti risultati, perché ho vinto un campionato italiano, comunque... Chi è che vi ha detto che sono pronto io? Bentornati a Radio Noi. Benvenuti su Radio Noi versione femminile. Bentornati a Radio bentornati Noi. A Radio bentornati Noi. A Radio Noi. Ciao a tutti, bentornati a Radio Noi. Bentornati a Radio Noi. Questa è una di quelle puntate che introduciamo con un po' di emozione, perché abbiamo qui con noi direttamente dai campionati del mondo di ciclismo su pista un nostro compaesano, Liam Bertazzo. Ciao a tutti, grazie per l'invito. Ciao Liam, grazie a te per essere venuto qui. Cominciamo subito chiedendoti come stai, come va la ripresa, ti sei tranquillizzato, hai realizzato cos'è successo? Sì, diciamo che queste giornate sto passando a casa, sto recuperando a livello fisico e mentale e... finalmente sto realizzando l'impresa che ho fatto e adesso punto a godermela pieno. Abbiamo un campione del mondo, ragazzi, qui a Tribano, orgogliosamente, e ci tiene a sottolinearlo sempre, orgogliosamente veneto e tribanese, giusto? Giusto, giusto, soprattutto veneto, ecco, che in giro per il mondo ricordiamo il leone alato, ecco. Rubè, quali sono allora le emozioni a freddo che hai provato dalla vittoria del campionato mondiale di inseguimento a squadre su pista? Beh, diciamo che inizialmente ho pensato a me stesso, perché sono stati 2 anni difficili, venivo da un infortunio alla schiena e recuperare non è stato facile, ci ho creduto, ci sono state un po' di sfortune, la riserva a Tokyo ha pesato e dopo Tokyo ho deciso di concentrarmi a pieno per arrivare al mondiale, ho messo tutte le mie energie, ho fatto lean, è andata bene. Sono felice e adesso diciamo che questa vittoria mi ha dato molta motivazione per il futuro, per credere di più in me stesso, lavorare tanto, ma credere di più in me stesso. Beh, è andata bene, è andata alla grande, vorrei dire, è andata bene. Cioè... cerco sempre di avere un profilo basso, dai. Veri campioni. Quanto pesa una medaglia d'oro? Aia. Tanto. Pesa tanto, perché dietro c'è tanto lavoro, c'è tanto sacrificio, gli etti non so quanti siano, però dietro c'è tanto lavoro, tanto impegno, giornate, sacrifici. Erano quasi 2 anni io che non mi facevo una settimana spensierata, una settimana in cui se dicevo andiamo a fare aperitivo vado, in cui se dico la sera mangio una pizza mangio, cioè era tanto, quindi ci è tanto sacrificio, tanto impegno, però ne vale la pena, perché dopo ti guardi anche questi momenti e dici cavoli, ho fatto qualcosa davvero di molto bello, ecco. Ma qual è il momento più difficile in assoluto che hai dovuto superare per arrivare a questo punto? Beh, sono davvero tanti. Io mi ricordo ancora quando mi hanno operato a gennaio 2020, che guardavo i miei compagni, io ero a letto nell'ospedale, guardavo i miei compagni fare il mondiale e lì ho detto cavoli, devo recuperare. Poi anche c'è stata Tokyo, perché vedere i ragazzi vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, che è un traguardo per tutti i sportivi. L'Olimpiade è un sogno, anche è una manifestazione che tutti guardano e anche lì è stato dura, però ho detto cerco di usare quella cattiveria, quella sofferenza per spingere di più e credere di più in me stesso, è andata, ecco. Dai, è stato comunque qualcosa che ti ha spinto a fare sempre meglio fino ad arrivare qui. Sì, dai, è andata così. Parlando di momenti difficili, mai avuto qualche momento in cui hai detto adesso appendo la bici al chiodo? Ne ho avuti parecchi. Come sei riuscito a venirne fuori? Ne ho avuti parecchi credendo in me stesso, anche mi ricordo dopo Tokyo sono arrivate le prime critiche dicendo forse hai sbagliato a dare troppo per la pista, forse hai sbagliato a prepararti così, in quei momenti è molto dura, ho la fortuna di avere una brava ragazza che mi sta dietro, una famiglia, ma soprattutto ho la fortuna di star bene con me stesso e quindi sono riuscito a tranquillizzarmi, pensare, credere in me stesso e dire ok, abbiamo degli obiettivi prossimi, per fortuna c'erano gli europei mondiali, gli europei non sono andati molto bene, quindi anche lì i mondiali erano l'ultima spiaggia. Ho detto devo provarci, ci provo e è andata, ecco. E devono andare. Sì. O così, o così. O così, è andata, ecco, quindi
Alla fine penso che bisogna star bene con se stessi e bisogna credere tanto in se stessi, perché è giusto avere un ambiente circostante che ti aiuta, però siamo sempre noi quando siamo davanti alle problematiche a affrontarle e superarle. È la preoccupazione più grande di ogni sportivo, penso, quella di aver paura di non riuscire più, di non... Nello sport di adesso viene richiesta tanto sacrificio, c'è tanta pressione, anche i mondiali questi, sai... Io dovevo entrare in un quartetto olimpico, dovevo vincere assolutamente, già fare secondo era perdere, quindi capite anche voi, già una medaglia d'argento è sempre un risultato per uno sportivo, per noi era una perdita, quindi non è facile, c'è tanta pressione dietro, nello sport di adesso stanno sempre migliorando gli allenamenti, le performance, insomma viene richiesta tanto stress, non è facile tutto questo, ecco. Dopo l'oro olimpico c'erano anche delle aspettative? Tante aspettative, quindi adesso lo sport di adesso non è solo monte in bici e pedala, c'è tanto dietro, c'è tanta preparazione, riposo e tanta energia mentale che viene utilizzata. A proposito, ecco. Allora, facciamo subito una domanda che era dopo. Testa, gambe, cuore, in che percentuali? Allora, il cuore fondamentale è che 100% è poco, ecco, quindi è difficile suddividere. La testa è fondamentale perché manda al tutto, io direi un 60-20-20, 60 di gambe, 20 cuore, 20 testa, però comunque è difficile perché sai, in certi momenti hai solo la convinzione, la testa che ti manda avanti, altra è solo il fisico, dipende dai momenti. Fatto sta che adesso il ciclismo, se sei al 100% rischi di staccarti. Col ciclismo di adesso, dove i tempi si abbassano, dove si migliora con l'aerodinamica, noi per preparare Tokyo abbiamo fatto mesi in Galleria del Vento, quindi adesso c'è tanta richiesta, quindi è fondamentale essere al 100% su ogni aspetto. E nel ciclismo abbiamo capito ci sono alti e bassi, sacrifici, risultati come nella vita, e come nella vita c'è qualche rischio del mestiere. E al capitolo furti, rapine, cosa abbiamo? Diciamo che c'è stato questo furto, ecco, il giorno dopo della vittoria mondiale. Per fortuna è andata bene che hanno trovato le bici, adesso aspettiamo che ritornino in patria, però dai, almeno ci si è tolto un peso, anche perché riprendere tutte le biciclette, ricostruirle è sempre stato avrebbe voluto un lungo tempo, e quindi per fortuna è andata bene, adesso si potrà ripartire con un pensiero in meno. Era una vittoria che aveva lasciato un po' d'amarezza. Sì, parecchio. Prima che tu arrivassi ci interrogavamo su che sport ci divertiva da ragazzini, insomma con cosa ci siamo approcciati al mondo dello sport. Allora è emerso che Tommaso ha cominciato con il calcio, come la maggior parte dei ragazzi penso. Maria. Io ho fatto pallavolo, già una minoranza. Io ho cominciato in piscina perché a me non piaceva sudare. E quindi ti chiediamo, come mai il ciclismo, fin da piccolo immagino? Beh no, io se devo essere sincero, prima facevo ginnastica artistica. Ecco. Da 6 a 12 anni ho fatto ginnastica artistica, e anche con discreti risultati, perché ho vinto un campionato italiano, comunque non mi comportavo male, ecco, il problema che era... Dove andavo? La ginnastica è una disciplina, è molto difficile, già ritiri da piccolo, e a 10 anni, 9 anni, non sai cos'è lo sport, quindi comunque io, sai, mancava la mamma, piangevo, insomma, non è stato facile. Poi in famiglia facevano tutti il ciclismo, mio papà a livello amatoriale, mio fratello invece a livello proprio professionale, diciamo, le categorie giovanili, ho detto dai, buttiamoci. E da lì è partito tutto, e da quando avevo 12 anni fino ad ora sto continuando a pedalare, ecco, immaginando chilometri. Però hai cominciato tirando le punte, sì, e sudando in palestra. Facendo verticale, facendo flick, facendo salti mortali, tuttora riesco a fare, ovviamente devo stare attento perché la schiena mi presenta il conto, però comunque devo molto la ginnastica perché mi ha aiutato a crescere bene a livello fisico, mi dà la percezione, riesco a fare ancora molti movimenti. Nel ciclismo, prima dell'incidente che ho avuto brutto, mi ha aiutato molto anche in certe cadute a cercarmi di muovermi nel modo migliore per farmi meno male, ecco. Abbiamo scoperto un segreto che non sapevamo. Sì. Una news fresca. Conoscendo la tua storia e i tuoi successi,
Tu gareggi sia in pista che su strada, cosa preferisci? Ok, faccio tutte e due. Ho cercato anche di togliermi qualche soddisfazione su strada. Ho fatto due Giro d'Italia, uno mi sono ritirato la 15ª tappa, mentre l'altro Giro d'Italia l'ho finito. Sono sforzi non indifferenti, anche perché il Giro d'Italia nel 2016 passava qua a Este, vicino casa. Io quel giorno feci una fuga di 140 km in 3 a 40 di media, quindi è stato molto difficile. Il giorno dopo avevo una tappa da 180 km e il giorno dopo ancora avevo una tappa da 210 con 5.000 metri di dislivello, quindi e lì ci ho lasciato tutto. Sono numeri che per noi, che se facciamo i 2 km per arrivare in piazza, sono tanti. Esatto. Mamma mia. No, non è stato, però appunto dopo ho cercato, c'era l'obiettivo delle Olimpiadi perché è sempre stato il mio sogno, e vedere i 5 cerchi, vedere il seguito che hanno le Olimpiadi è sempre stato il mio obiettivo. Io a Tokyo ho messo tutte le mie energie per arrivarci, è andata come è andata, adesso sono qui con un mondiale. Parigi è vicino perché sono 3 anni che alla fine non sono neanche tanti, perché io dopo Tokyo sono tornato a casa che era il 9 di agosto e ho detto cavoli, è già finita l'estate, non mi sono neanche accorto, perché tra ritiri, impegni, ho fatto 8 mesi in giro, poco a casa, quindi 3 anni non sono tanti, voglio provarci, perché alla fine manca solo, per questa mia modesta carriera manca solo quella, ecco. Hai girato l'Italia quindi in bicicletta con il Giro d'Italia, hai girato il mondo per le gare, varie competizioni, e quindi con la bicicletta sei arrivato dappertutto, ma dove torneresti, in quale paese del mondo da turista? Allora, se devo essere sincero, il mio primo viaggio nel 2012, non mi ricordo neanche quanti anni avessi, 22, non lo so, ero andato in Colombia, e la Colombia è sempre un paese che mi affascina, nonostante nel 2019 ho avuto un incidente brutto, perché dopo la gara sono caduto di faccia, mi sono rotto 3 denti, il labbro, e da lì è partito il problema alla schiena. Quindi bene o male, insomma, ci sono bei e brutti ricordi, però la Colombia l'ho sempre apprezzata, perché lì ci sono persone che con 100 euro vivono col sorriso, non ti guardano con invidia, e nonostante le dicerie che dicono la Colombia è pericolosa, perché basta andare anche in una stazione o basta andare anche qua in zona, insomma, non è, anche qua è pericolosa, però là c'è bella gente, si vive soprattutto col sorriso e poca invidia, ecco. Quindi mi piacerebbe ritornare in Colombia. A proposito, qual è la cosa più bella che ti ha insegnato il ciclismo? Diciamo che sono fatto l'autodidatta, perché tanti viaggiano ma pochi guardano, perché tanti hanno l'opportunità di viaggiare ma pochi si soffermano nel guardare le persone, perché è bello vedere un posto, però è bello scoprire anche le persone che ci abitano, le culture, le tradizioni. E quindi diciamo che la cosa bella del ciclismo che mi ha dato la possibilità di conoscere mentalità diverse, di conoscere i colombiani, i messicani, i russi, i cinesi, i giapponesi, gli australiani, insomma ho girato gran parte di posti nel mondo, e insomma la fortuna è stata quella di appunto di aprire la mia mente e guardare diciamo le cose in una maniera differente, quando magari per una persona normale Padova è la città più grande o Milano è la città più grande, quando in realtà sono piccolezze, ecco. È vero, viaggiare apre molto, e bisogna, sì. Bisogna avere gli occhi aperti, ecco, perché non sempre si viaggia e si capisce e carpire le cose positive e negative delle varie situazioni, ecco. Assolutamente. Allora, tutti i bambini sognano da piccoli. Cosa sognavi di diventare tu da grande? Guarda, non sono un gran sognatore, ecco. Cerco più di vivere il momento, perché se ci penso l'unica cosa che ricordo da piccolo era fare l'archeologo, però non l'ho fatto, quindi è stato inutile. Però diciamo che la cosa che più mi è piaciuto in ogni momento è godermi l'istante, a volte sbagliando perché magari appunto non pensavi a domani, però mi è sempre piaciuto godere l'occasione, perché col senno di poi ti accorgi che ovvio avere rimpianti è bruttissimo, però è bello guardarsi indietro e dire cavoli, in quel momento là mi sono divertito a pieno e avrò sempre un bel ricordo, ecco. Dunque non sognava di vincere una medaglia del genere da ragazzo? No, non, perché quando sei piccolo Non ho mai vissuto, diciamo, magari mi sono fatto trasportare dalle emozioni della mia famiglia, quindi della bici, però non ho mai detto no, voglio vincere questo, quest'altro. Ho realizzato, stavo facendo cosa volevo fare,
E però ti ho detto, il mio è sempre stato quello di vivere appieno i momenti, dove in Colombia, in Nuova Zelanda, in Australia, ecco, vivere appieno quei momenti là. Come dice Toretto, un quarto di miglio alla volta. È vero così, sì, dai. Allora, salute, amore e successo, in quale ordine? Beh, allora, io metterei primo la salute, perché è una cosa che viene sottovalutata molto, soprattutto dai giovani, che magari pensano a bere o droghe o altro, e secondo me la salute è fondamentale, perché abbiamo una grande fortuna. Lo dice non perché faccio sport, ma perché ho avuto l'ernia e io sono arrivato al punto di non camminare, di stare in piedi massimo 2 minuti, e quindi a 28 anni vedevo gli altri camminare e dico, cavoli, che sfortuna che ho. E quindi a volte è fondamentale apprezzare anche il semplice gesto di star bene, semplice giornata di una camminata, di condividere. Poi dopo c'è l'amore, che quello è fondamentale, poi c'è il successo. Non ho mai cercato di diciamo, fatto le cose per me stesso, non perché voglio mostrare agli altri che sono meglio di questo o quest'altro, ho sempre fatto le cose per me, ecco. Quindi ti abbiamo conosciuto anche tramite questa domanda e tutto il resto dell'intervista come un giovane simpatico, di sicuro alla mano. E quindi un condensato, chi è Liam? Fuori dalla pista, giù dalla bicicletta? Ti faccio una domanda, quanti Liam conosci? No, ecco. Allora, Liam, nome di battesimo, non tantissimi. Ecco, perfetto, quindi voglio essere una persona particolare, ecco. Per lo stesso motivo ogni volta dico sempre quanti Liam conosci, ecco. Diciamo che sono una persona, almeno mi reputo, un po' particolare, molto sensibile, solare. Mi definisco così, ecco. Tornando al percorso sportivo, che piani hai per il futuro? So che hai dei piani importanti. No, adesso l'anno prossimo... Modestia, non hai capito da questa intervista. No, l'anno prossimo il mio obiettivo è ritornare a essere competitivo anche su strada, perché appunto dopo questo infortunio ho perso un po' la strada. E questa maglia mi ha dato tanta consapevolezza che se voglio posso raggiungere, quindi il mio obiettivo sarà ritornare a essere competitivo su strada, magari fare altri giri d'Italia, Milano, Sanremo. E però il mio obiettivo in testa è Parigi, sperando che vada tutto bene, anche perché mancherebbe solo una medaglia là e poi posso chiudere. Una domanda di rito che facciamo quasi a tutti i nostri ospiti, per i giovani, diciamo. Se un ragazzo ti chiedesse un consiglio, cosa gli diresti? Ma lui, il suo obiettivo è arrivare ai tuoi livelli. Io, dipende l'età, perché se un ragazzo giovane, ti parlo 15-14 anni, dico divertiti, impara dallo sport, perché comunque lo sport è fondamentale. Che uno raggiunga risultati professionistici o no è fondamentale, perché ti fa capire cos'è il sacrificio, cosa significa svegliarsi a una certa ora, cosa significa prepararsi per una gara, quindi è fondamentale anche per la vita. E dopo, se comunque c'è potenzialità e c'è possibilità di raggiungere altri livelli, quello dico è non sfruttare le occasioni, perché a malincuore ne ho sfruttate alcune. E niente, impegnarsi e credere in se stessi, ecco. E anche da prendere nota su questo, ragazzi. Prendiamo tutti nota. E anche oggi siamo giunti verso la fine. Abbiamo portato a casa il risultato anche noi, la nostra piccolissima medaglia d'oro. Grazie Liam della tua disponibilità. È stato un piacere, vi ringrazio. È sempre bello anche condividere questi momenti, anche tra virgolette intimi, ecco, della vita personale di un ciclista, di un professionista, ecco, e fa piacere anche confrontarsi con coetanei, magari un po' più giovani, però fa sempre piacere. È stato un piacere per noi vedere la persona dietro allo sportivo, al ciclista, perché noi lo vediamo sempre in foto, in video, in televisione, però poter sapere anche tutto ciò che c'è dietro penso sia un'occasione d'oro. Posso dire che, ok, sono tra virgolette famoso perché si vede nei social, però tutte le persone sono campioni, perché magari hanno problematiche a casa, si svegliano, fanno mille cose, magari però non si vede. Però quello che dico, ok, a noi ci dà possibilità di mostrarle, perché si è visto in TV, si è visto sui social, però non mi sento diverso da altre persone, perché ci sono tanti ragazzi che magari nessuno lo sa, però hanno, magari manca la salute a casa, si danno da fare, si impegnano. Quindi quello che dico io, ok, bello le medaglie, però è sempre fondamentale coltivare la persona e capire che, ok,
siamo campioni, ma c'è gente che è normale, tra virgolette, che è un campione in insegnamento. Io, per dirti, sono il primo che dico che quando mi chiedono chi è, perdonati per questo extra, quando mi chiedono chi è il tuo campione che segui, dico sempre mio papà, perché comunque è sempre un modello di vita e non ha fatto lo sportivo, ecco, quindi... È fondamentale anche questo, avere, ti ho detto, ci sono persone normali che non si vedono, anche mia zia stessa, ci sono persone normali che ti possono insegnare molto rispetto a un campione che ha vinto 8 mondiali, che magari quando è ora di parlare non sa neanche cosa dirti, ecco. Questa perla io direi che sì. Possiamo chiudere. Penso che la semplicità sia la cosa più bella, sì. Da... Stiamo a casa. Da portarsi a casa. Tanti bellissimi spunti di riflessione. Grazie Liam, grazie a tutta qua la combricola, Nicole, Tommaso. Dietro abbiamo la solita regia d'eccezione, che oggi abbiamo il tempo di ringraziarli, Mick DJ, Giulio Meneghetti. E vi invitiamo a seguire la restante parte della puntata, perché non sarà un podcast plus come gli altri, ma sarà l'inizio di un altro grosso progetto, che è quello di una rubrica sportiva al 100%. Radio Noi vi aspettiamo. Non vi diciamo niente, neanche il titolo. Seguiteci e guardate. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.